ho seguito un'asta molto importante per milioni di euro, nella quale il mio cliente che voleva acquistare questo immobile ha avuto grossi timori per la presenza di un comodato d'uso a termine illimitato, ovvero cioè senza una scadenza sostanzialmente. E quindi il suo grosso timore era quello della liberazione dell'immobile. Tra l'altro è una considerazione comprensibile. Quindi il contratto di comodato, che è un contratto tipico del nostro ordinamento, è quello nella quale una persona dà a un altro soggetto a titolo gratuito, quindi non c'è bisogno di sostenere due volte il contratto di comodato a titolo gratuito, perché per il nostro ordinamento il contratto di comodato è per sua natura stessa a titolo gratuito, il godimento di un immobile. E quindi, essendo in questo caso previsto, registrato e depositato questo contratto per una tempistica fuori termine, il timore era quello di aver messo un paio di milioni, perché di questo importo si parlava, per acquistare questo immobile, che era un buon investimento, continua ad essere un buon investimento, e di non averne la disponibilità. Ma la cosa è, di per sé comunque non è problematica, e l'abbiamo gestita molto con grande semplicità, perché un contratto di comodato illimitato quando scade? Quando c'è l'esigenza o quando entrambe le parti si accordano, quando c'è l'esigenza di avere la restituzione del bene. E quindi, essendo un'esecuzione e con l'aggiudicazione c'è la sostituzione con il decreto di trasferimento della proprietà, cioè il vecchio proprietario esecutato perde la proprietà a favore dell'aggiudicatario per mezzo di un decreto di trasferimento, quindi non si andrà mai davanti a un notaio, ma il giudice farà un atto, che è appunto il decreto, nella quale c'è il passaggio con una continuità delle trascrizioni dell'immobile. A quel punto il nuovo proprietario ha tutto il diritto di chiedere la restituzione del bene. Quindi rientriamo in un caso classico nella quale io ho un immobile, sono proprietario, c'è un contratto che è valido, ma che termina nel momento in cui, in accordo, ti dico che ho bisogno dell'utilizzo del bene. Quindi procediamo tranquillamente all'asta e vediamo se siamo fortunati e più che fortunati riusciamo ad aggiudicarci l'immobile. L'immobile è molto interessante, sta in Milano città, in una zona molto bella. Se riusciamo a concludere l'affare, te ne parlerò più in maniera più approfondita. Continua a seguirmi e iscriviti al canale. Ciao! Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!